che era tutto il sud Italia, dall'Abruzzo e dal Basso Lazio in giù, compresa la Calabria. Potenza industriale e militare, il sud era ricco, ma poi venne Garibaldi, fece l'unità d'Italia e il sud divenne povero e cadde a picco. C'era una volta una nazione che si chiamava Meridione, il suo re era Ferdinando II di Borbone. Non esisteva immigrazione, non c'era disoccupazione, con i suoi pregi e i suoi difetti c'era una volta il Meridione. C'era una volta, ma poi venne Garibaldi. C'era una volta, a rubare oro e soldi. C'era una volta, ma la vera storia è che prima, prima dell'unità d'Italia, al sud nessuno emigrava. Al sud la gente si amava. Al sud si lavorava. Prima, molto prima dell'unità d'Italia. Ferdinando morì e lasciò il trono al figlio Francesco, che sposò Maria Sofia, una ragazza di Baviera. Sempre uniti nelle battaglie, dal Volturno a Gaeta, aiutavano i soldati feriti, compresi i nemici. Ma quei giorni segnarono la fine del regno e di un patrimonio lasciato al mondo. La prima ferrovia, la prima cattedra in economia, le miniere di Zoppo, la prima flotta mercantile e militare. Federico II, lingua italiana, scuola siciliana, la scienza, la filosofia, le tasse più basse, le industrie, Mongiana, Pietrazza, Castellammare, eccetera, eccetera. C'era una volta, ma poi venne Garibaldi. C'era una volta, e rubò i soldati e i soldi. C'era una volta, ma la vera storia è che prima, prima, l'unità d'Italia. Al sud nessuno emigrava, al sud la gente si amava, al sud si lavorava. Prima, prima dell'unità d'Italia, al sud c'è sempre una festa, al sud l'aria è diversa. Dall'unità d'Italia, milioni di emigranti nel mondo che dalle navi in partenza lanciavano un gomitolo di lana ai loro cari rimasti a terra. La nave si allontanava, il gomitolo si srotolava finché si spezzava. E noi dobbiamo riunire il mondo al raccontare qualcun altro, va.